Ascoltateli. Senza voglia di tornare, musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non abbiamo risposto, penso, prontamente a quella che era una richiesta che la Giuni Russo Arte, ma che devo dire tantissimi fan club sparsi nel mondo, io non avevo idea che fossero così tanti, dal Giappone all'America, alla Spagna, a tutta l'Europa. Dicevo, la richiesta che hanno fatto pervenire alla commissione toponomastica che presiedevo. Abbiamo veramente cercato di non limitarci a intitolare una via, a scegliere un luogo come un altro. Abbiamo maturato una decisione, dedicare a Giuni Russo non uno spazio come un altro della nostra città, ma un luogo che avesse un significato simbolico veramente importante. L'abbiamo guardato bene, ci siamo confrontati, abbiamo coinvolto naturalmente Maria Antonietta nella scelta. E ci è sembrata subito la scelta più giusta, più generosa che potessimo fare, un luogo che si affaccia al mare. Giuni, l'abbiamo detto, era una donna della Sicilia, una donna del Mediterraneo, questo Mediterraneo che ci unisce, ed è stata proprio questa la scelta che abbiamo voluto fare, dedicarle un luogo che potesse rappresentare l'unione fra le due terre e tra le nostre culture. In questa cerimonia che finalmente rende il dovuto onore a Giuni Russo. Il mio grazie di cuore all'associazione Giuni Russo Art, a Maria Antonietta Sisini e alla scrittrice Bianca Pizzorno. Con assoluta certezza voglio dire e affermare e rimarcare soprattutto l'ammirazione e l'affetto che tutti i cittadini di Alghero hanno per Giuni Russo. Artista straordinaria e sensibile, che ha amato questa città al punto da dedicarle una canzone che ha fatto conoscere in tutto il mondo la città di Alghero. Un tributo che Alghero deve e doveva ad Giuni Russo e soprattutto la gratitudine di tutti gli algheresi nei confronti di un artista straordinaria e sensibile, che ha amato questa città al punto da decantarla e cantarla a livello internazionale. È un tributo questo che doveva, dicevo, dare Alghero a un artista così eccezionale, e il tributo è questa Plaça Mirador Giuni Russo, che sarà il legame indelebile che unirà per sempre la città al nome di Giuni Russo. Sono emozionata, scusate. Giuni ha amato la Sardegna fin da piccola. Mi diceva che alle elementari guardava sempre la cartina della Sardegna. Scusate. Beh, l'amore di Giuni per la Sardegna sicuramente, non solo in Alghero ma in tante altre canzoni. Giuni è cresciuta con una famiglia di sardi, perché l'ha allevata mia madre fin da piccola e da giovinette, siamo cresciute insieme. Sapeva parlare il dialetto sardo. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, su spiagge assolate.